Rieccoci qui, cari amici, un nuovo appuntamento, questa volta dopo pochi giorni, ma perché ci tengo un po' ad anticipare, come si dice, gli eventi e oggi parliamo di Champions, Europa League, Conference League, dove ovviamente anche le nostre italiane sono e speriamo che siano tutte o quasi protagoniste in positivo. Partiamo ovviamente per la Champions, siamo agli ottavi di finale, ovviamente questa settimana che inizierà lunedì. Partiamo da 7 marzo, dove si disputeranno Benfica Club Brugge, fascia oraria sappiamo alle 21, Chelsea Club no, scusate, Chelsea Dortmund, credo che forse questa sia trasmessa su Canale 5, Bayern, Paris Saint-Germain il giorno dopo, l'8 marzo, Tottenham Milan, questa credo su Amazon Prime. Ovviamente, vabbè, io essendo milanista, non posso che augurare al mio Milan di passare il turno. Veniamo ora all'Europa League, dove avremo, per quanto riguarda le nostre italiane, andiamoci solo le nostre italiane, Roma Real Sociedad alle 18:45, Juve Friburgo alle ore 21. Tutto questo, ripeto, il 9 di marzo. La Conference League, e qui devo fare un appendice, perché forse credo che la Lazio giocherà già martedì in virtù che la Roma giovedì gioca in casa, quindi come si dice, praticamente impossibile all'80-90% che nello stesso giorno sia Lazio che Roma possano giocare in casa, ad eccezione che sia il derby di campionato, Coppa Italia o eventualmente di Coppa. Comunque la Lazio giocherà martedì contro la ZAlkmaar alle ore 18:45. La Fiorentina giovedì 9 marzo contro Sivasspor alle ore 21. Quindi incrociamo le dita, speriamo in bene nelle nostre italiane, nelle coppe. Forza Italia, forza Ferrari, ricordando che questo fine settimana c'è il primo impegno del campionato mondiale di Formula 1 2023, ma occhio anche a Formula 2 e Formula 3, già protagonista un nostro italiano in Formula 3, Mini Palermitano Doc. Quindi noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, saluti a tutti, buon fine settimana e alla prossima, ciao!